Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaia, questo è il mio canale. Ok, eccomi tornata, diciamo, finalmente ho sistemato la macchina fotografica, mi sono messa il mascara così non mi faccio paura. E poi per il resto nulla, oggi vi farò vedere qual è il mio metodo di studio. La materia che studierò oggi è una materia che devo studiare per i compiti delle vacanze. Io quest'anno, per il primo anno, penso, nella mia vita, sto provando a farli ad agosto e non il 9 settembre, la scuola inizia al 10 e quindi muori, no. Quindi adesso vi farò vedere quel mio metodo di studio. Non attaccatevi al mio metodo di studio, ognuno al proprio, ognuno ha la propria tecnica per studiare meglio e per capire meglio le cose. Se il mio metodo di studio non funziona con voi è una cosa normalissima, anche perché non faccio nulla di tanto strano. Comunque, oggi userò, diciamo, il metodo di studio che vorrei continuare ad usare per tutto l'anno. Quindi non so se poi sarà davvero così. Infatti, se scoprirò altre tecniche o altri metodi di studio migliori rispetto al mio, vi farò altri video. Infatti, sicuramente ci saranno altri video riguardo alla scuola, riguardo a come studio, cosa faccio quando studio, eccetera, eccetera. Quindi, iniziamo subito con il video. La materia che studierò oggi è, manco mi ricordo come si chiama la materia, vi faccio vedere a che livello di estate sono arrivata. No, vabbè, è biologia. Mi sono dimenticata cosa devo studiare, l'ho iniziato a studiarlo 2 giorni fa. L'ho ritrovato! Io nei miei punti uso un sacco le penne colorate perché sì, perché mi viene meglio sia studiare sia poi a prendere appunti, cioè mi diverto, non diverto, però memorizzo meglio le cose usando tutte queste penne colorate, scrivendo cose strane. In questo modo tipo sono più ordinati secondo me, cambiando colore ogni volta che cambia il paragrafo, ad esempio, del libro. Per farvi capire quanto è alto il mio livello di estate, non sono neanche sicura che sia davvero questa la cosa che devo studiare, perché ho chiesto ai miei compagni, visto che il loro livello di estate è il doppio del mio, non sanno cosa vuol dire scuola, cioè se sono dimenticati, quindi non sanno cosa c'è di compiti, io non lo so perché sono un'incosciente che non si scrive compiti e quindi siamo tutti così. Solitamente quando studio io metto quasi sempre una canzone di sottofondo. Non perché mi aiuti a concentrarmi meglio, ma perché non mi piace tanto il silenzio. Però io, ad esempio, da quando ho iniziato a prendere appunti in questo modo, non evidenzio più il libro, perché non ne ho bisogno, visto che poi riscrivo tutto qua, tutte le cose più importanti scrivo qua, quindi piano piano che vado leggendo scrivo tutto qua. Mi è capitato di fare invece che prima evidenzio e poi faccio la mappa, però secondo me se usare uno solo dei due metodi non ha senso usarli entrambi. A fine video vi svelerò, diciamo, 2 trucchi che avevo imparato anni fa per studiare meglio. Uno lo sto mettendo in pratica soprattutto adesso, che non è solo per studiare nella vita questo trucco. Invece un altro, ho provato a metterlo in pratica, però c'è stato qualche problema tra me e questo trucco. Ok, allora, adesso che ho finito, diciamo, di prendere appunto il primo paragrafo, anche se ci è voluto una vita intera, adesso posso passare a colorare, diciamo, le cose che ho scritto. Questa cosa mi serve sia perché così i miei appunti mi sembrano più ordinati da vedere con i colori, ma anche per ripassare mentre evidenzio, perché vado ad evidenziare le parti più importanti, quindi è come se stessi rileggendo gli appunti presi. Mi piacciono un sacco le penne colorate, le avevo già, solo che alcune mi sono finite, alcune le ho perse. Una ce l'ha Alice, oppure me l'aveva ridata, ma non la trovo più. E quindi oggi mia madre mi ha comprato questa, non lo so, è la prima volta che le uso, vi dirò come sono, faccio una recensione delle penne. Visto che avevo iniziato in fucsia, continuo in fucsia, però perché il titolo l'avevo messo col fucsia, più di più. Caso evidenzio, sono trasferiti, non vi sto a spiegare cosa ho studiato. Che vale che si devono ricordare, ad esempio questa parte qua si deve ricordare tutta, ho sottolineato tutto, diciamo. Quindi questo qua era all'incirca il mio metodo di studio principale, cioè quello che faccio solitamente, soprattutto in questa materia che è biologia, chimica, comunque scienze della terra, che abbiamo una sola professoressa per queste 3 materie.
La professoressa è, diciamo, molto competente e ogni volta quando parla noi scriviamo gli appunti perché poi questi appunti lei li richiede e sono appunti che, voi non, cioè, che noi non troviamo sul libro. Quindi di questa materia mi capita che poi ho gli appunti presi con la professoressa e poi gli appunti che prendo da sola dal libro e poi li unisco. Questa qua è una cosa un po' più complicata perché devi mettere lì a capire quali sono davvero le cose importanti, se devi togliere qualcosa che dal libro non serve e piuttosto sostituirlo con qualche cosa in più della professoressa. Comunque le cose che dice la professoressa sono sempre tipo quelle chicche, diciamo, aggiuntive che non trovi nel libro, quindi basta integrarle alla fine. I due trucchetti che vi volevo dire a fine video sono: il primo, li avevo scritti da una parte, ve li prendo subito. Li avevo scritti in questo quadernetto e ve l'avevo fatto vedere, vi avevo fatto pure il video di questo quadernetto, vi metto il video da qualche parte. Prima è la tecnica del pomodoro, vi faccio vedere qua bene il disegnino che avevo fatto. Quindi un pomodoro equivale a 25 minuti, che ogni 25 minuti si hanno 5 minuti di pausa. È come se diciamo che studi a mezz'ora, quindi i primi 25 minuti studi, poi 5 minuti di pausa e la prima mezz'ora è completata. Poi studi altri 25 e altri 5 minuti di pausa e dopo che passano 2 ore, quindi dopo 4 pomodori, la pausa è di 20 minuti. La seconda tecnica che sto usando in questo periodo per fare tutto e che sto vedendo che serve un sacco è la tecnica dei 5 secondi. Io conto fino a 5, questo è un segreto che io uso per me stesso. Quando non voglio fare una cosa, sia qualcosa di piccolo sia qualcosa di grande, io conto fino a 5 nella mia testa e quando arrivo al 5 faccio quello che devo fare. Non ho mai fallito le cose che dovevo fare. Do once I hit to five, so it's always worth. Ha quasi sempre funzionato per me. It's a real sort of way. In a real way. Poi qua c'è scritto, diciamo, che con lui non ha mai fallito e che se tu arrivato a 5 secondi non fai questa cosa è come se questa regola si annullasse. Quindi tu sei spinto a farla. Questa cosa è una cosa che vi assicuro io. Lo assicuro perché? Perché ad esempio, no? Ero al mare con una mia, cioè con tutti gli amici, diciamo, però eravamo in acqua con una ragazza soltanto. E io mentre le ho detto, l'acqua era congelata, io non mi volevo tuffare, cioè mi volevo tuffare, però non avevo la motivazione giusta. E le ho detto, già da un po' che usavo questi 5 secondi, ho detto a questa ragazza: io però sto usando questa cosa di 5 secondi. Ad esempio, io conto fino a 1, 2, 3, 4, 5. Volevo dirle: io conto fino a 1, 2, 3, 4, 5 e poi faccio una determinata cosa. Ma arrivata al 5 mi sono buttata. È una cosa che forse non ci crederete, però è stato tipo il mio subconscio a farmi buttare perché sapevo che al 5 dovevo fare quella determinata cosa, in questo caso era buttarsi. E io, seppur stavo soltanto spiegando questa cosa ad una mia amica, essendo che c'era un'azione che dovevo fare, che non volevo fare, arrivata al 5 mi sono buttata e poi uscita le ho spiegato cosa avevo fatto, anche se non le ho detto questa specie di cosa che era successa nella mia mente. Però sì, vi assicuro che questa cosa funziona, però ovviamente dovete farla funzionare voi, cioè le prime volte dovete impegnarvi a fare quello che dovete fare arrivati al 5. Per esempio, dovete fare il vostro letto, vi scoccia farlo, avete noia a farlo. 1, 2, 3, 4, 5, fate il letto. Per le prime volte fate così e poi vi risulterà quasi una cosa naturale farlo. Questa cosa ve la consiglio anche se dovete studiare. Per il video di oggi è tutto. In questo caso vi ho spiegato qual è il mio metodo di studio in una materia comunque che si deve studiare, cioè nel senso in una lezione da proprio studiare, da sottolineare, da imparare. Io solitamente ripeto, però ripeto da sola, o ripeto da sola o non ripeto direttamente, però comunque leggo varie volte gli appunti. Io non ho difficoltà nel comprendere le cose, neanche nel saperle memorizzare, però ovviamente vi consiglio sempre di ripeterle, magari non c'è bisogno se siete già più grandi ripeterle a qualcuno, ma ripeterle anche a voi stessi, in modo tale che comunque vi sentite parlare e sapete che ha senso quello che state dicendo. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, andate a seguire su Instagram e su TikTok. E soprattutto ditemi se volete altri video così, magari per una materia tipo matematica. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!